Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo della split di allenamento. Qual è la migliore split che possiamo inserire nel nostro protocollo? La domanda che mi fate in tantissimi su Instagram quando lancio dei Q&A nelle mie storie oppure quando faccio delle dirette live, veramente siamo tutti un po' fissati in questo periodo con la split. Ho parlato molto spesso di push pull legs, ho aggiornato tutto quanto sul mio log, quindi ho anche in un certo senso, diciamo che la colpa è mia perché ho anche sollevato una certa curiosità, per cui cerchiamo di approfondire il tema e di dare qualche risposta. Allora, prima di iniziare, come al solito lo dico sempre, per chi non mi conoscesse, questo canale è un canale dedicato al bodybuilding di alto livello. Io sono un preparatore di bodybuilding agonistico, professionistico o amatoriale, quindi logicamente il mio punto di vista è quello del bodybuilding ad alto livello. Quindi questo per dire che i contenuti che trovate in questo canale sono dei contenuti che si rivolgono ad un pubblico che vuole intraprendere e vivere il bodybuilding ad un certo livello, sia per neofiti, intermedi, avanzati. Non è un canale per avanzati soltanto, non è questo il messaggio che voglio che passi, però logicamente tutto quello che diremo, tutti i video che vedete su questo canale sono dedicati a questa nicchia, quindi ci tengo a premetterlo sin dall'inizio e logicamente se mi conoscete sapete benissimo quello che intendo. Quindi detto questo, andiamo sul video. Allora, ci sono in realtà molte problematiche, molti errori che si fanno quando si imposta una split. Innanzitutto, che cos'è una split di allenamento? È semplicemente la ripartizione dei distretti che andiamo a allenare nelle diverse giornate nel corso della settimana. Quindi per esempio la split di allenamento potrebbe essere quella di allenare il petto e bicipiti il lunedì, il dorso il martedì, le gambe il giovedì e le spalle e tricipiti il venerdì, un esempio del genere. Quindi la ripartizione di diversi distretti muscolari nel corso della settimana, che può essere fatta in monofrequenza, in multifrequenza, insomma in tanti tantissimi modi. Una split di allenamento è una full body, tre volte a settimana, quindi alleno tutto il corpo tre volte a settimana. Un half body, quindi per esempio un upper lower quattro volte a settimana, posso farla su 5, su 6 volte, insomma ci sono tante tantissime possibilità che possiamo fare, non c'è necessariamente un giusto o sbagliato. Quindi per dare subito un primo concetto, non c'è una split più o meno giusta, anzi capire se una split è giusta molto spesso vuol dire metterla in pratica, sperimentarla, vedere che effettivamente abbiamo risultati in termini di performance, che riusciamo a progredire, riusciamo a migliorare su quel che facciamo in sala, quindi probabilmente il muscolo riesce a recuperare, probabilmente stiamo dando un corretto stimolo, quindi ok, è una split che è sicuramente molto sensata per noi. Quindi molto spesso capire se una split è giusta o sbagliata vuol dire metterla in pratica e vedere che effettivamente ci sta portando dei risultati. Quindi partiamo dal presupposto che in questo video non vi dirò la split in assoluto perfetta, però se serve più che altro per ragionare insieme e portarvi a capire quale potrebbe essere delle soluzioni che fanno per voi. Allora, sostanzialmente l'impostazione della split dipende da due fattori, ossia lo stimolo e il recupero. Che cosa vuol dire questo? Impostare una split dipende innanzitutto da quanto stimolo riusciamo a dare al distretto muscolare. Lo stiamo stimolando a dovere? Riusciamo a stimolarlo al massimo? E in secondo luogo, di quanto tempo questo specifico distretto muscolare ha bisogno per poter recuperare? Quindi ha bisogno di 3 notti, 4 notti, 5 notti? Dipende molto. Dipende da cosa? Da con quanta efficacia diamo lo stimolo e quanta dispersione di energie abbiamo nel dare questo corretto stimolo. Io ragiono molto spesso a notti perché la notte in generale, purché sia un sonno qualitativo, è la più grande determinante di quanto riusciamo a recuperare dai distretti muscolari, ok? Quindi più che a ragionare a giorni, tendo a ragionare a notti, quindi questo è il motivo per cui ho detto notti, che è qualcosa che potrebbe confondere inizialmente. Allora, quindi stimolo e recupero. Benissimo, allora, generalmente quando siamo neofiti, quando iniziamo ad allenarci le prime volte, la split in generale migliore è quella di fare una full body tre volte a settimana, quindi sostanzialmente alleno tutto il corpo in tre giorni, per esempio lunedì, mercoledì e venerdì. Perché questo? Perché riusciamo a dare uno stimolo efficace, quindi uno stimolo molto buono con pochi esercizi, perché siamo neofiti, abbiamo appena iniziato a lavorare in sala, quindi non ci servono così tanti esercizi per poter lavorare, ma in secondo luogo il recupero è ottimizzato proprio perché non ci servono così tanti esercizi, quindi già facendo per esempio 3 serie di squat abbiamo allenato e stimolato a dovere le gambe e il tempo di recupero è abbastanza blando, quindi già in due notti, dopo due notti riusciamo a riallenarle di nuovo, magari con 3 serie di pressa oppure una serie di leg extension, una serie di leg curl, ok? Quindi non serve così tanti giorni, per cui la full body in generale è la split che si presta meglio per chi inizia il lavoro in sala pesi. Poi quando abbiamo bisogno di un po' più di volume per dare lo stesso stimolo, non possiamo continuare a lavorare in full body perché sennò diventerebbero sessioni troppo lunghe, perché magari ci metto 3 serie di squat, 2 serie di leg extension, una serie di leg curl e poi devo passare ad allenare il petto, poi il dorso, le spalle, il braccio, insomma diventa un qualcosa di troppo lungo. Quindi la split che probabilmente conviene impostare è un half body, quindi dividere il corpo in due, che può essere un lavoro di spinta trazione, quindi per esempio nella giornata di spinta faccio petto, deltoidi anteromediali,
tricipiti e quadricipiti, e la giornata di trazione faccio dorso, bicipiti, deltoidi posteriori e glutei femorali, quindi la catena cinetica posteriore, oppure un upper lower, un giorno faccio tutta la parte alta, un giorno faccio tutta la parte bassa, quindi sostanzialmente le gambe. E sono split che si prestano molto bene, perché logicamente il fatto di dover aumentare il volume di allenamento per poter dare lo stesso stimolo ci porta a dover recuperare un po' di più, quindi non possiamo allenare tutti gli stretti muscolari 3 volte a settimana come facevamo con una full body, ma sarà più conveniente allenarli 2 volte a settimana, quindi per esempio una split upper lower potrebbe essere lunedì upper, il martedì lower, il mercoledì riposo, giovedì upper, venerdì riposo, sabato lower e domenica riposo di nuovo. Questa è un'ottima split che ci permette di avere ottimi risultati. Ora, quando diventiamo intermedi, probabilmente la split migliore è una push pull legs. Perché questo? Perché push pull legs è una split di spinta, trazione e gambe, quindi nella spinta c'ho petto, spalle anteromediali, tricipiti, nella trazione c'ho dorso, bicipiti e deltoidi posteriori, e nella sessione di gambe c'ho tutto il lower. È la split in generale migliore perché rispetto al neofita avremo bisogno di specializzarci un po' di più, quindi dare ancora un po' più di volume ai singoli distretti muscolari, quindi una sessione upper completa ed efficace difficilmente riesce a stimolare bene tutti gli stretti muscolari. E la push pull legs è probabilmente la split in assoluto che ci permette di mettere quanta più massa possibile. Ora, tutti questi concetti, piccola parentesi ragazzi, in questo video li affronteremo in maniera molto abbastanza veloce, in qualche modo cerchiamo di fare un quadro generale, però sono super super approfonditi su Rhino Nation. Per chi non lo conoscesse, rhinonation.it è la nostra piattaforma a membership, che è attualmente la piattaforma più grande in Italia, abbiamo quasi 1000 iscritti. Potete trovare video inediti, potete trovare articoli inediti, nonché i log nostri, mio, di Giorgia e di tutti i nostri atleti, professionisti, agonisti, amatori, e trovate un forum dedicato per fare tutte le domande di genere. Avete sia me, sia Giorgia, sia tutto il nostro team che risponderà a tutte le vostre domande. Quindi se volete vedere che aria tira, andate a cliccare qua sotto nel link che trovate in descrizione per fare il free trial di una settimana. Quindi su Rhino Nation ho fatto un video specifico non soltanto di ogni split possibile, di come organizzarla, ma anche di come impostare ogni singola sessione di ciascuna di queste split. Quindi c'è veramente tantissimo materiale su questo argomento. Ora quindi, tornando all'intermedio, lavoreremo con una push pull legs, e push pull legs che possiamo impostare a una frequenza di nuovo basata sul rapporto stimolo recupero. Quindi dobbiamo da una parte essere in grado di stimolare a dovere ogni distretto muscolare in ogni sessione, e questo può richiedere più o meno volume in base a quanto riusciamo a creare effort, quanto riusciamo a spingerci, e per questo vi rimando al video su volume e intensità per capire un po' questi due protagonisti su cui giocare. E d'altro canto dobbiamo capire ogni quanto recuperiamo, quindi molto spesso agli inizi, ad esempio una split che sto utilizzando adesso e mi sto trovando molto molto bene, all'inizio avremo bisogno di un po' più di recupero, per esempio circondando la sessione gambe, questo soprattutto se siamo carenti sulle gambe. Quindi per esempio una split impostata con riposo, gambe, riposo, push pull, riposo, gambe, riposo, push pull può essere l'ideale, perché avrò un giorno di riposo prima della sessione gambe, un giorno di riposo dopo la sessione gambe, e poi una giornata di spinta, una giornata di trazione che sono attaccate. E questo mi permette logicamente di andare a circondare le giornate di riposo, la sessione più impegnativa, probabilmente anche più voluminosa in qualche modo, e quindi andare a garantire un corretto recupero. Però di nuovo ci sono tantissime soluzioni, possiamo anche impostare per esempio un push pull legs riposo, push pull legs riposo. Io preferisco in genere fare legs push pull riposo, legs push pull riposo, perché in questo modo inizio con la sessione gambe, che di solito è più tassante, ho bisogno di un giorno di recupero prima. Quindi dipende da moltissimi fattori, però in generale come ripartizione, come impostazione, come split, la push pull legs è quella che fa mettere quanta più massa muscolare possibile in generale. Però, e qua arriva il problema, con la push pull legs non sempre riusciamo a rispecchiare quelle che sono le nostre carenze muscolari, nel senso che inevitabilmente ognuno di noi ha determinate carenze su determinati distretti muscolari, quindi per esempio bicipiti carenti piuttosto che quadricipiti, piuttosto che il petto, piuttosto che il dorso. Ognuno di voi si rispecchierà e starà già pensando al distretto muscolare che per lui è carente, e non sempre una push pull legs può aiutarci. In genere è una split che tende a privilegiare molto i compound, il lavoro e grande sinergia muscolare, quindi tende a dare in un certo senso un vantaggio soprattutto sul torso, quindi sul petto e sul dorso. Però in generale un lavoro con tanti compound porta inevitabilmente a targetizzare quelli che sono i distretti più avanti, perché sono distretti geneticamente predisposti al lavoro, che quindi crescono di più quando facciamo appunto split abbastanza generiche. E da qua quindi l'ultimo punto, ossia quando iniziamo, abbiamo già messo tanta tanta massa muscolare, ragazzi voglio essere super chiaro su questo. Questo che dirò vale per chi ha veramente tanta massa muscolare, quindi finché non avete messo tanti tanti chili, allora
Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, ossia full body, upper lower, push pull legs, è tutto quello che dovete sapere. Non iniziate a inventarvi specializzazioni super particolari, lavori super specifici, eccetera, se non avete prima messo tanta massa, perché è veramente inutile. Quello che su cui dovete concentrarvi all'inizio è conoscervi e cercare di mettere quanti più chili possibile sulla bilancia, ok? Ovviamente a parità di BF, di massa grassa. Però andiamo per step, e questo è molto molto importante. Noi l'unica specializzazione che abbiamo impostato, per esempio per intermedi, è quella su Zeus, che però è un programma di allenamento che abbiamo preparato per intermedi che sono già abbastanza avanzati, passatemi in termini, ok? Quindi fino a quel punto la push pull legs è sicuramente la situazione ideale. Però detto questo, a un certo punto arriverà il momento in cui prendere 2 kg sui distretti giusti, quindi quelli carenti, da un punto di vista visivo dà un impatto molto più forte sul palco, in questo caso specifico, piuttosto che prendere per esempio 5 kg in generale. Cioè un atleta che devo presentare su un palco, se si gira e ha per esempio un gluteo molto importante, un quadricipite che stonda su una visione posteriore, ma la schiena non si apre abbastanza, magari c'ha le braccia fortemente avanti, è un atleta che viene inevitabilmente penalizzato. Quindi per quell'atleta, se gli faccio prendere 5 kg in generale è un conto, ma se gli faccio prendere 2 kg in maniera specifica sul dorso, l'impatto visivo sarà molto molto più aggressivo, molto più forte. Quindi a un certo punto dovremo arrivare a lavorare per specializzazioni muscolari. E da qua interviene l'ultima tipologia di split, che è la modified split, le cosiddette modified split, ossia split modificate. E qua veramente, ragazzi, chi più ne ha più ne metta, ci sono tantissime soluzioni. Io normalmente quando le spiego parto sempre dalla Dorian Yates split, ossia petto bicipiti, cioè gambe, petto bicipiti, dorso, spalle, tricipiti, che vengono impostate con giorni di recupero più o meno aggressivi, quindi o 2 on 1 off, 2 on 1 off, oppure 4 on 1 off, 4 on 1 off, con richiami che possiamo andare a modulare. Quindi per esempio il giorno di dorso posso rimettere un richiamo femorali, il giorno di petto bicipiti posso rimettere un richiamo tricipiti, insomma ci sono veramente tantissime soluzioni. Ma altre forme di modified split sono per esempio gambe, petto, spalle, dorso e braccia, in un'altra sessione, anche qua posso giocarmela molto con i richiami, insomma ci sono tantissime tantissime soluzioni, veramente qua chi più ne ha più ne metta. Però i nostri protagonisti sono sempre due, ossia stimolo, voglio garantire che in ogni singola sessione riesca a stimolare a dovere il distretto muscolare con meno dispersione di energia possibile, quindi se metto troppa roba e verso la fine allenamento sono troppo stanco, allora inizio a disperdere energia perché non riesco a essere focalizzato sul lavoro, non riesco a essere focalizzato sugli esercizi e faccio junk volume, volume e spazzatura. Quindi impostare tutto in modo da dare degli stimoli efficaci con meno dispersione di energia. E il secondo protagonista è il recupero, ossia allenare, in particolare in questo caso, il distretto carente appena ha terminato il suo processo di recupero. Cioè io voglio che appena il distretto muscolare carente ha finito di recuperare, io lo vado a riallenare subito. Poi i distretti che sono più avanti, a questo punto essendo io un avanzato, possono essere sacrificati, perché, e qua è il grande punto, per poter impostare una split efficace che vada a dare priorità ai distretti muscolari carenti, devo partire dal mettere in svantaggio i distretti muscolari che stanno avanti. E questo è l'errore più grande che vedo fare anche da atleti e da preparatori di alto livello, ossia il discorso del dare priorità ai distretti muscolari carenti e poi cercare in qualche modo di tamponare e recuperare per dare un certo stimolo a quelli avanti. No, gli distretti muscolari avanti devono essere deallenati. Però logicamente capite bene che questo discorso può essere fatto su un soggetto avanzato, cioè se ho iniziato ad allenarmi da qualche anno, ho i quadricipiti leggermente più avanti, non posso permettermi di deallenarli. Se ho dei quadricipiti che sono veramente imbarazzanti quando salgo sul palco, nel senso che sono troppo sproporzionati, sono anche brutti da un punto di vista estetico per quanto sono grossi rispetto all'upper, allora devo andare a deallenarli, perché la risultante che voglio portare sul palco è un certo impatto estetico, ok? E questa è una cosa molto molto importante. Ragazzi, questo è tutto per questo video, vi ricordo di andare qua sotto sui link in descrizione per visitarci sui nostri altri progetti, Rhino Athletics, il brand abbigliamento, Rhino Nation, e seguirci su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.